tutti gentili spettatori dallo stabilimento Tirrena di Anzio per l'incontro tra Urbe Club e FG Team contro Valevole per il girone di Under 12 composto da Urbe Club, Urbe Beach e FG Team. Partita che è la seconda del girone. Adesso in campo quindi FG Team con la maglia bianca che attaccherà da sinistra verso destra, invece Urbe Club in maglia gialla da destra verso sinistra. Intanto subito il gol dell'1-0 per l'FG Team, siglato dal numero 11 Pacifici, di recuperare, e lo fa con il numero 8 Ciancarelli. Gol del 2-0 per l'FG Team dopo 2 minuti e 15. Tiro, palla che viene toccata dall'estremo difensore, palla sul palo. C'è adesso il calcio di punizione, il tiro, la parata dell'estremo difensore. Palla messa in mezzo, tiro da dietro e c'è il gol del 3-0. Segna Protti. 3-0 FG Team dopo 10 minuti e 45. Ci prova il numero 22 Anzuini. Gol del 4-0. C'è la fine del primo tempo. Inizia la seconda frazione tra Urbe Club e FG Team. Squadra in maglia bianca che ha intercettato adesso la sfera, attaccherà da destra verso sinistra, ne ha messo un altro in porta con il numero 11 Pacifici. 5-0. Attenzione, tiro libero, buonissimo, con il tentativo, palla che si stampa sul palo, si prova da lontano la parata di Lombardi, non riesce a prenderla Ciancarelli. Poi l'alza Protti, la girata di Boressa, la parata di Lombardi. Prova, no! Ora Boressa il tiro, Lombardi si può andare sulla ribattuta, Ciancarelli! Il gol del 6-0, segna anche il numero 8. Passa Pacifici. Presa! Si sta per entrare in porta Russi. Pacifici cerca di liberarsi dalla pressione degli avversari, non riesce al meglio. Pallone dietro verso Ciancarelli. Sono due Ciancarelli, uno che gioca in attacco e uno che gioca in difesa. Proprio lui, il numero 4 adesso, simile, e poi la gol del 7-0 per l'FGT. Lombardi. Ancora l'FG Team, l'estremo difensore Lombardi, e poi il gol del 8-0 firmato dal numero 4 Simili, che non si arresta. Dai Cristian, ancora il giocatore del Urbe Club, il tiro e il gol per la squadra in maglia gialla. Marcano anche loro in questa partita. Lo settimo del secondo tempo, usa il corner da sinistra. Secondo palo, messo in mezzo, toccato di testa dalla difesa del Urbe Club, subito il numero 6 Incogliati. Il tiro di Pacifici e la del 9-1 per l'FG Team. 30 secondi, la prende il numero 2 Rossi, gira a sinistra, cerca di salire, lo fa Ciancarelli, ma il numero 8
Questa ancora c'è anche tira. Tira lei. Bravo Francesco. E poi il tapin vincente del numero 5 Farina. 10-0. Abbiamo superato il 12° minuto. Vediamo cosa decide il direttore di gara. Il tentativo di tiro. Palla presa da Rossi. Andiamo su, va. Poi c'è il triplice fischio. Finisce qui l'incontro. 10-1 per l'FG Team.